mercato, uccise dalle produzioni di paesi come la Cina, come il Vietnam, come la Corea, e allo stesso tempo le produzioni di alta qualità non sono così appetibili spesso, anche se abbiamo delle nicchie notevoli, non sono così appetibili sui mercati mondiali. È esattamente la situazione che noi ritroviamo nel Settecento. Un caso assolutamente evidente è quello dell'Arsenale di Venezia. L'Arsenale di Venezia, che ormai da un centinaio d'anni, alla metà del Settecento, ha completamente perso il suo primato tecnologico. Non solo, ha delle difficoltà strutturali che gli impediscono di essere all'altezza dei cantieri olandesi e inglesi in modo particolare, ma anche francesi, ma anche sotto certi aspetti spagnoli, che dominano il mercato delle costruzioni navali. Naturalmente questo significa non mettere a disposizione della flotta, sia militare che civile, veneziana, navi all'altezza, quelle navi che sono necessarie per uno Stato che sul mare ha costruito la sua identità e la sua grandezza, il suo benessere, la sua prosperità. Ma cosa è successo nel Settecento? Una cosa che, se noi ci guardiamo attorno oggi, è esattamente speculare. Un paese, parliamo della Venezia, d'un tempo che era votata al commercio, all'industria, ai grandi mercati internazionali dell'epoca, si è ritirato il suo interno, è diventato un paese in cui domina la rendita fondiaria, la rendita, si potrebbe dire, parassitaria. È un po' la situazione nostra attuale, in cui la rendita prevale sul lavoro. Il lavoro è in difficoltà, il lavoro non è più la fonte principale di ricchezza, né la via attraverso la quale i gruppi sociali, gli individui e i gruppi sociali possono migliorare la propria condizione. È diventato impossibile attraverso il lavoro, attraverso il proprio lavoro, migliorare la propria condizione, quella dei propri figli, avere un progresso sociale. La società è bloccata, è ingessata. Quante volte basta aprire un giornale o ascoltare un telegiornale, la società è ingessata, noi siamo ingessati. I ragazzi più bravi espatriano, non trovano sbocchi. È esattamente la stessa situazione che nel Settecento, dove la rendita fondiaria, la situazione di blocco della mobilità sociale arriva al punto per cui sostanzialmente non c'è più nessuna possibilità di miglioramento né per i singoli né per i gruppi sociali. Venezia è ancora di nuovo un paradigma di tutto questo, perché nel Settecento noi abbiamo il malessere dell'intera terraferma nei confronti della città-stato. Venezia è una città-stato, è la dominante rispetto alla dominante, che ha sostanzialmente bloccato tutta l'evoluzione dell'intero Stato Repubblica di Venezia, a vantaggio di una elite limitata che ha in mano tutto il potere, tutti i diritti civili e politici. C'è una società politica, fate caso alla modernità e contemporaneità di questo ragionamento. C'è una società politica che lavora nel suo proprio interesse, che si autoriproduce, che non permette a nessuno di entrare all'interno dei meccanismi sociali, politici, che producono la ricchezza e il potere, e che utilizza lo Stato a suo proprio vantaggio e a suo proprio servizio. Ed è lo Stato al servizio di questa classe, questa classe politica, che non è più nemmeno il patriziato veneziano inteso in senso ampio, ma una parte di questo patriziato, quello che nel corso del Settecento viene definita aristocrazia senatoria. Sono un numero limitato di grandi famiglie che si sono sostanzialmente impadronite di tutto il potere.
Allora, quando noi parliamo di società politica oggi, di privilegi dei politici oggi, ovviamente ci riferiamo in modo particolare ai grandi politici, a quelli che hanno in mano le leve effettive del potere, che non sono tutti i politici sul territorio nazionale, ma che un numero limitato di questi riesce a crearsi il consenso usando lo Stato e le risorse dello Stato a proprio vantaggio e a crearsi quel consenso all'interno della società politica attraverso la erogazione di favori, cioè quello che l'aristocrazia senatoria nel Settecento fa esattamente nei confronti dei patrizi cosiddetti poveri, noti come Barnabotti spesso, che hanno un solo bene a disposizione, il voto. Lo vendono e vendendolo riescono a, in qualche modo, a campare. Ed è questo spiega molto di quello che accadde poi alla fine del Settecento, quando questo patriziato povero sostanzialmente diventerà giacobino e filo francese, in odio evidentemente ai grandi aristocratici del patriziato senatorio. È una situazione assolutamente identica con i Barnabotti che volevano rottamare i patrizi dell'aristocrazia senatoria e avrebbero tanto voluto rottamarli e non ci riuscivano. E sostanzialmente, quando arriverà dall'esterno qualcuno che darà loro voce e potere, lo faranno. Quindi, se noi ho paura che se noi vogliamo capire esattamente il presente della nostra situazione, non ci sia proprio niente di meglio che rivolgersi alla Venezia del Settecento, anche perché c'è un'altra stupefacente analogia col contemporaneo. La domanda è: ma possibile che non si rendessero conto della debolezza della loro situazione e del fatto che, continuando su quella strada, si avviavano all'estinzione? Se ne rendevano perfettamente conto. E non è neanche che siano mancati gli sforzi per cercare di capire le cause e per proporre i rimedi. E noi possediamo per fortuna l'Archivio di Stato di Venezia, dove abbiamo una raccolta sterminata di documenti. Il Settecento è stato grafomane come pochi periodi nella storia, cioè come noi più o meno adesso, e abbiamo una quantità di comitati, commissioni, tavole rotonde, conferenze in cui sono coinvolte tutte le migliori menti, le migliori energie del tempo, le quali molto spesso sono assolutamente sul pezzo, come si suol dire, cioè comprendono esattamente i termini della questione e propongono una serie di soluzioni le quali sono sostanzialmente tutte valide. Bastava metterne in pratica almeno qualcuna. Non so se questo vi ispira a qualche considerazione rispetto a noi oggi. Non è che oggi manchino le proposte, non è che manchino le idee, non è che in definitiva non ci si renda conto della crisi e della necessità di uscirne, e che non è pure vero che si sia tutti così ciechi da non riuscire a individuare una qualche strada per cercare almeno di incamminarsi sulla via della soluzione, ma semplicemente non accade mai nulla. Tutta questa montagna di proposte, come nel caso della Repubblica di Venezia, finirà all'Archivio di Stato e gli storici domani compulseranno queste carte e diranno: ma guarda, guarda che personcine brillanti, che idee geniali, che gente perspicace che c'era allora. Ma non è accaduto assolutamente nulla. Quindi non solo la neutralità, il neutralismo, il sovranismo, ma anche il modo di affrontare la problematica interna è la stessa. E allora per noi tutto questo diventa chiaramente motivo ispiratore. Beh,
se tutte queste dinamiche sono analoghe? Insomma, una domanda potremmo anche farcela. Non è che continuando su questa strada faremo la stessa fine? Perché è chiaro, non ci sono i corsi e i ricorsi nella storia. La storia non è che abbia dei cicli, però è sicuramente motivo di grande ispirazione e di grande preoccupazione. Noi siamo un paese che si avvia ad avere una spaventosa crisi demografica. E questo, carta canta, la demografia è una scienza, non è un'arte esoterica. E siamo un paese che si avvia, che è già sostanzialmente in declino economico. Dirò di più, questo problema ce l'ha tutto il continente, tutto il vecchio continente. Crisi demografica, perché se noi, Italia, siamo all'avanguardia, tranne i giapponesi nel mondo, ma non è che i tedeschi o i francesi, forse i francesi stanno un po' meglio, ma la Germania si appresta a vivere una ecatombe demografica. E quindi anche il suo miracolo è destinato a esaurirsi, anche perché ha raschiato il fondo delle possibilità di utilizzare l'Europa per a suo proprio vantaggio. Beh, insomma, laddove si creano dei vuoti, questi vuoti vengono riempiti, non c'è niente da fare. Chi è debole, questo ci insegna la storia, viene sopraffatto e sostituito da altri. Un altro storico inglese che a me piace molto, Haley, qualche anno fa ha scritto l'Impero Greco-Romano. Nella prima pagina esordisce così, dice, ma insomma io ho scritto questo libro perché volevo capire come diavolo sia stato possibile che quattro bande di predoni nomadi, perché questi famosi invasori barbari erano pochi, disorganizzati, senza risorse e senza un piano, abbiano potuto avere la meglio sullo stato allora più organizzato, più efficiente, con maggior storia e con la maggiore visione strategica. Beh, la risposta lo ha dato un anonimo cronista del V secolo, il quale racconta il viaggio di un diacono che deve raggiungere un posto di frontiera nel Norico, in quella che oggi è l'Austria. Questo diacono parte da Aquileia, si incammina, passa le Alpi, entra nel Norico, non trova nessuno, pochi villaggi sparsi, arriva fino al posto dove che è la meta del suo viaggio, che è una grande guarnigione di frontiera, dove dovrebbe trovare soldati, organizzazione, insomma tutto quello per cui lui è stato inviato da Aquileia. E quando arriva trova due soldati. Tutta questa fortezza confinaria romana è abbandonata. E chiede a questi due soldati, ma dove sono andati tutti? Ah, qua nessuno sapeva più niente, non ricevavamo più ordini, non c'erano disposizioni e sono andati via. E voi due perché siete rimasti? Non avevamo nessun posto dove andare. Naturalmente il tratto di frontiera è rimasto sguarnito e non è che sia stata un'invasione, quelli di là sono passati dentro. È successo quello che è accaduto sulla frontiera renana all'alba di quello stesso V secolo, quando il Reno ghiaccia, una enorme fiumana di Svevi, Burgundi, Goti, Franchi, semplicemente passa dall'altra parte, e dall'altra parte non c'è nessuno a fermarli. E non è stata una passeggiata, arriveranno fino a Gibilterra senza sostanzialmente incontrare nessuno che li ferma. Beh, questo si chiama disfacimento dall'interno. Noi l'abbiamo sperimentato su una scala più ridotta l'8 settembre del 43, quando intere armate sono state abbandonate a loro stesse, senza ordini, senza
disposizioni, ognuno che ognuno provvedesse a se stesso secondo il meglio che riteneva. Questo è il disfacimento, questa è la conclusione a cui si arriva alla fine. Questa è la conclusione di Venezia neutrale, la fatale illusione. Perché né gli austriaci né Napoleone trovano nessun ostacolo nel combattersi sul territorio della Repubblica di Venezia. Allora, se neutralità deve essere, se tu ti ritieni che questa sia la scelta, devi essere in grado di impedire a qualcuno di venire a casa tua, qualcuno, a chiunque in questo caso, di venire a casa tua e di imporre le sue regole e le sue scelte. Se questo non accade, tu sei semplicemente in balia di tutti. Ed è quello che succede alla fine alla Venezia cosiddetta neutrale nella fine del Settecento, quando dopo 50 anni di neutralismo, di isolazionismo, di estraneamento dal mondo, di fare come gli struzzi, testa sotto la sabbia, facciamo finta che tutto vada bene e che nulla possa minacciarci, nulla possa accadere, beh, alla fine arriva qualcuno che si chiama Napoleone, che ha delle idee chiarissime, ha la sua personale politica da perseguire. Se questa in qualche modo si concorda, riesce ad andare d'accordo con quella del direttorio della Francia, meglio, altrimenti fa di testa sua, e questo per Venezia diventa un problema, perché avere di fronte un personaggio così deciso e determinato quando tu sei indeciso e incapace di avere una linea politica diventa veramente un dramma, e il dramma si consuma. Dopodiché, naturalmente, il libro, essendo piuttosto importante anche dal punto di vista quantitativo, si dilunga nell'esaminare il come, il quando, il perché, ed entra anche in molti dettagli che, se volete, possiamo poi sviscerare meglio. Ma la conclusione è ovviamente questa: la lezione della storia è una lezione importante, è l'unica lezione a cui noi possiamo ricorrere nel assumere le nostre decisioni oggi. Come per la Venezia del Settecento, la neutralità, a mio parere, non è mai un'opzione, a meno che uno non sia così incredibilmente forte e potente da poter far da solo. Ma nella storia non ci sono esempi di questo tipo, se non di breve, brevissima durata. La lezione della storia veneziana, dunque, è qui a nostra disposizione e sarebbe il caso di approfittarne prima che sia troppo tardi, perché prima o poi i conti dovranno essere regolati. Questo è sostanzialmente, per sommi capi, il senso di questo libro, che quindi è sì un libro di storia veneziana, però è tutto rivolto al lettore di oggi per cercare di fornire degli strumenti per arrivare a delle risposte, ovviamente, oggi. Io vi ringrazio dell'attenzione, sono qui per discutere con voi tutto il tempo che sarà necessario di tutti gli argomenti che vorrete, a cominciare da questo 1866, se la signora vuole così saperne di più. Grazie. E allora? Cominciamo dal 1866. Che non... E allora, cosa si legge sulla battaglia di Lissa? Sulla battaglia di Lissa si legge che la flotta italiana è stata travolta da quella austriaca, che però non era esattamente una flotta austriaca, ma sostanzialmente aveva ufficiali e comandanti e marinai veneti che tra di loro parlavano in veneto, a tal punto che Tegetthoff, comandante in capo della flotta austriaca, si esprimeva normalmente in veneto e dà al suo timoniere tale Nane Vianello da Pelestrina il famoso ordine in veneto. Nel momento in cui la Ferdinand Max, l'ammiraglio austriaca, va a speronare la Re d'Italia, da Gianino che è Ciapemo. Per questa cosa il buon Vianello sarebbe stato decorato di medaglia d'oro imperiale.
catastrofe di Lissa, l'Italia sostanzialmente sul campo perde tra Lissa e Custoza la guerra, in qualche modo grazie alle vittorie prussiane di Sadova però riesce a sedersi da vincitrice alla la vincitrice no, perché il Veneto viene ceduto dall'Austria alla Francia e la Francia poi lo cede all'Italia, insomma in tutto un giro di alleanze geopolitiche, per cui insomma è una cosa di questo tipo. Tutto ciò è ovviamente falso, è falso. Allora, dopo il 1848-49, in cui Venezia insorge contro gli austriaci e combatte con un accanimento meraviglioso, resistendo ultima isola di rivoluzione in tutta Europa, quando tutta Europa si è arresa, ed è incredibile pensare a questo, e contro ogni ragionevolezza, con un coraggio bisogna dire straordinario, con alcune pagine come la battaglia di Forte Marghera, che è addirittura epica, epica, hanno fatto cose incredibili e sostanzialmente sono costretti ad arrendersi per fame e malattia, non perché gli austriaci siano in grado di prendere la città. Beh, in quel momento gli austriaci si rendono conto che sti veneziani, loro nemici da sempre e contro i quali hanno combattuto sempre, dal 2 giugno si celebra a Treviso la ricorrenza dell'assedio franco-imperiale del tempo della guerra della Lega di Cambrai. Saranno una 3 giorni fantastica, quindi vi anticipo, dal 2 al 4 di giugno. E da sempre veneziani e asburgici sono in lotta furibonda. Beh, allora si rendono conto che questi veneziani non sono domati, quindi non si può lasciargli in mano la formazione degli equipaggi, le navi che si trovano in gran parte a Venezia si trova l'Accademia Navale, insomma tutte queste cose le prendono e le trasferiscono a Pola, a Trieste prima e a Pola dopo. Aboliscono l'uso del Veneto, Volgo e le navi, impongono l'uso del tedesco, che non è solo la lingua ufficiale, ma è la lingua di lavoro a bordo delle navi. Vogliono germanizzare la flotta e così vanno avanti, al punto che il giorno di Lissa tutti i comandanti delle navi sono, non solo non ce n'è uno che sia veneto, veneziano o italiano di origine, tranne uno, un certo Florio, ma probabilmente è un vecchio siciliano trapiantato nel territorio imperiale chissà da quanto, e che parlano rigorosamente soltanto tedesco, si rivolgono agli uomini in tedesco e danno gli ordini in tedesco. Che tutto questo sia falso lo testimonia il fatto dell'episodio proprio di Tegetthoff e Vianello. C'è un Vianello decorato in medaglia d'oro a Lissa, ma è imbarcato sulla Kaiser, che è un'altra nave che non partecipa allo scontro con la Re d'Italia. È la Ferdinand Max che effettivamente affonda con lo sperone la Re d'Italia. Però noi abbiamo la relazione austriaca dell'evento con i nomi dei due timonieri. Uno si chiama Karkovic, ed è croato, e l'altro si chiama Zeman, ed è di lingua tedesca. Tra l'altro Tegetthoff non può aver dato quell'ordine, perché lui è il comandante della flotta, non è il comandante della nave, che è un altro, che è tedesco, il quale darà l'ordine in tedesco a Karkovic di speronare ovviamente la Re d'Italia. Non c'è nessuna traccia di un altro presunto eroe veneto tra le file austriache, cioè un certo Penso detto Ociai da Chioggia. Questo proprio non esiste nei documenti austriaci, non esiste, e in ogni caso la battaglia di Lissa è uno scontro insignificante, perché gli italiani perdono due navi e basta, e per carità non occupano l'isola di Lissa, però non succede proprio un bel nulla. Tegetthoff è messo talmente male che deve rientrare in porto, viene infatti rimproverato per questo dal comando supremo a Vienna, e dice: ma non hai sfruttato la vittoria. E come diceva Nelson,
Una vittoria non sfruttata è come una vittoria che non succede, non c'è, non hai vinto, se non hai sfruttato la vittoria non succede niente. È esattamente quello che succede. La flotta italiana rientra con, per carità, ha subito queste due perdite e non è riuscita a occupare Vissa. Detto questo, all'indomani di Custoza, che è una battaglietta ridicola, uno scontro di avanguardie in cui una divisione italiana si scontra con un corpo d'armata austriaca e arretra di qualche chilometro. Dopodiché, il giorno dopo, Cialdini passa il Po e si ferma a Cormons. Allora, Cormons è a Gorizia. La guerra del 1866 finisce con l'armistizio di Cormons, perché quello è il punto raggiunto da Cialdini, cioè le truppe italiane, che corrono ininterrottamente dal Po a Gorizia. Non solo. Al momento dell'armistizio di Cormons, Medici e Garibaldi sono alle porte di Trento. Garibaldi è risalito dalla Val Camonica e Medici invece è andato su per la Val Sugana e hanno accerchiato le esigue forze austriache che presidiano Trento, tanto è vero che il comandante di Trento si prepara a consegnare la città agli italiani. I quali quindi hanno esattamente conquistato il territorio che dopo il trattato di pace di Parigi viene loro assegnato. Anzi, a voler proprio essere precisi, avrebbero dovuto avere, in base alla regola, io mi tengo ciò che ho conquistato, o uti possidetis, come dicevano gli antichi, anche Trento, che invece non viene loro riconosciuto. E non ci sono soldati veneti a Custoza, tranne un battaglione di mantovani, comunque, che sono lombardi. E i soldati veneti combattono effettivamente nelle file austriache, lo scrive Costantini nel I soldati dell'imperatore, un documentatissimo saggio sull'argomento, combattono e muoiono a Sadova però, contro i prussiani. Non combattono contro gli italiani a Custoza. E per quanto riguarda gli equipaggi della marina austriaca, se il corpo ufficiali è interamente tedesco, la stragrande maggioranza degli artiglieri sono o tedeschi o ungheresi o croati, e c'è una certa quota di parlanti italiani, però sono triestini, fiumani e dalmati del sud, che non sono mai stati sudditi della Repubblica di Venezia. E i veneziani veri e propri li ha contati adesso mi sfugge il nome, ma uno storico americano che ha scritto una storia della marina imperiale austro-ungarica, sono un 200, poco più di 200 su 15.000, quindi sono un numero modestissimo. Quindi non solo non c'è traccia del famoso viva San Marco che avrebbero urlato al momento del fondamento, che è falso, che non sarebbe stato neanche ammesso perché era il grido di battaglia dei rivoluzionari del 48, quindi sovversivo agli occhi austriaci, ma anche quando rientrano in porto salutano con degli evviva la promozione di Tegetthoff a viceammiraglio per la vittoria. Questo accade. E non lo fanno in lingua veneta, che assolutamente no. E quanto agli italofani a bordo, non si vede perché i triestini, i fiumani o quelli di Ragusa, oggi Dubrovnik, avrebbero dovuto avere sentimenti filo veneziani, visto che non sono mai stati veneziani, anzi hanno combattuto svariate guerre contro. Questo per riportare un po' le cose. Adesso, se avessero gridato viva San Marco, a me sta benissimo, cioè io non ho nessun tipo di inclinazione verso l'una o l'altra cosa, semplicemente non è successo e trovo sbagliato inventare le vicende. Come per dire l'ultima parte proprio mi riallaccio all'assedio del 48-49, quell'assedio dimostra come Venezia nel 96-97 fosse imprendibile per Napoleone. È una tesi che io sostengo da molto tempo, l'ho sostenuta già in Venezia in guerra e qua la riprendo con dovizie di particolari. Se cioè neppure gli austriaci, che pure avevano il controllo del mare, cosa che Napoleone non aveva, avevano altre artiglierie con gittata di ben altra sostanza, non riescono a prendere Venezia, a maggior ragione per i francesi nel 1797 prendere la città sarebbe stata impossibile.
una città e uno stato che, secondo la stima più modesta, dispone di una flotta di 184 navi. Andiamo da 184 a 230. Non sono tutte di eccelsa qualità, non sono tutte navi serie, diciamo, però è anche vero perché per combattere nelle lagune non è che servono vascelli a quattro ponti, servono altre cose molto più agili e leggere. Cioè da 184 a 220-230 secondo dei conteggi. Teniamoci pure bassi, 184. La città di Venezia era protetta da una doppia cintura fortificata, non c'era ancora il forte di Marghera, che lo costruiscono i francesi e lo ampliano gli austriaci, però insomma c'è tutto un sistema, ci sono 20.000 uomini che possono difenderla e quindi torniamo al dunque. Certo, gli uomini, i mezzi, denari, tutto quanto si può fare se si vuole fare. Non per niente il gran paragone che viene in mente è con la guerra di Chioggia, quando veramente assediati dentro una laguna da forze incomparabilmente superiori, addirittura dovranno tirar su una palizzata da Malamocco a quella che era allora Marghera per tagliare fuori la laguna sud che è in mano ai genovesi da possibili colpi di mano, beh insomma resistono e addirittura capovolgono la situazione. Questo dà conto di quanto la forza morale sia fondamentale per riuscire a ottenere un risultato. Forza morale che a Venezia neutrale nel XVIII secolo manca e che, per tornare ai giorni nostri, vedo drammaticamente mancante anche qui, ora, nella vecchia Europa, e questo è veramente un male. Grazie. Grazie a voi. Sì, posso fare una domanda? Scusa, solo per curiosità, ma secondo te quali opzioni avrebbe potuto avere allora Venezia all'epoca, visto che aveva deciso una politica di neutralità? Avrebbe dovuto schierarsi o da una parte o dall'altra, e probabilmente schierandosi da una parte o dall'altra avrebbe perso in ogni caso qualcosa, no? Forse avevano pensato per esempio di rimanere neutrali per un certo periodo di tempo fino a quando non avrebbero intravisto la possibilità di poi di schierarsi con qualcuno più forte dell'altro? Beh, è chiaro che schierarsi comporta vantaggi e svantaggi. La Venezia del Settecento si trova a essere contesa dei due avversari, da Vienna e da Parigi. Ognuno dei due cerca disperatamente di portare la Repubblica di San Marco dalla propria parte. Ma e qua nel libro è spiegato molto bene, c'è una ragione geostrategica fondamentale. In realtà i veneziani sono in una posizione per cui possono far pendere la vittoria o da un lato o dall'altro, e questo sia a Parigi che a Vienna è chiarissimo, mentre in laguna sembra sfuggire. La vera ragione per cui gli fanno sta corte spietata è che si rendono conto, e Napoleone è il primo a rendersi conto, Napoleone vive nel terrore che i veneziani lo attacchino alle spalle, lo scrive quasi quotidianamente al direttorio, lo dice, lo scrive nelle sue memorie, ma lo scrive all'epoca e lo si capisce dalla rabbia che scatena contro questi patrizi veneti. Lui si sente costantemente, e giustamente lo è, perché se i veneziani passassero dall'altra parte quando lui è in Friuli, peggio ancora quando è in Carinzia, avrebbe l'arciduca Carlo da una parte e questa armata veneta alle spalle, sorretta magari dalla Mediterranean Fleet inglese, che è al comando di Nelson all'epoca, ma è morto sulle montagne. Non ne uscirebbe più, non avremmo tutta la vittoria napoleonica, non si sarebbe verificata. È chiaro che se questo è la posizione di vantaggio, Venezia avrebbe dovuto giocarsela in qualche modo, avrebbe corso dei rischi senza alcun dubbio, ma d'altronde la soluzione perfetta non esiste. Tu non puoi a priori riuscire a collocarti esattamente dalla parte vittoriosa, devi però anche riuscire a scegliere prima che sia troppo tardi, perché quando più nessuno ha più bisogno di te, allora non solo non servi più, ma subisci l'ira funesta di chi si è sentito fino a ieri minacciato e si vendica e se ne approfitta.
cosa è che i veneziani nella loro storia hanno sempre fatto in tutto il Mediterraneo, perché la loro storia è piena di episodi di questo tipo, in modo particolare a danno dei bizantini. Ricordiamoci che quando nel 1204 riescono a mettere le mani su Costantinopoli è perché Dandolo, un genio geostrategico, però insomma anche un personaggio diciamo senza troppe problemi morali, devia una crociata, si fa perfino scomunicare dal Papa che non sa più cosa fare per fermarli questi crociati. Prima se li porta a Zara perché è suo interesse di occupare Zara, e dopo da Zara va fino a Costantinopoli perché deve vendicarsi sostanzialmente dei bizantini e impadronirsi della città, conquistano la città, fanno uno scempio di dimensioni mai viste e si arricchiscono in maniera così smodata che vanno avanti fino alla fine del Settecento. Quindi quello che succede nel 1797-98, a parti invertite, avrebbero dovuto sapere che accadeva, perché i loro padri l'avevano già fatto, e l'avevano già fatto anche altrove. Cosa avrebbero potuto fare i veneziani? Per prima cosa avrebbero potuto resistere, perché qualcuno ha detto, non è soltanto importante vincere, a volte anche come si perde è importante. Ed è così importante che al congresso di Vienna spariscono soltanto gli stati come Venezia, Genova, Lucca, che non si sono opposti, perché ritenuti indegni di sedersi al tavolo dei vincitori. Per dire, il regno di Sardegna verrà beneficato alla grande. Perché? Perché ha resistito. I Borboni di Napoli, che si sono trincerati in Sicilia, ritornano in pompa magna. Perché? Perché hanno resistito. Chi non si è opposto verrà spazzato via. E questa è già una questione morale importante, perché a Vienna qualcuno che avesse interesse a supportare l'eventuale rinascita di una Repubblica di Venezia si sarebbe trovato. Come si finisce è importante. Dopodiché Venezia è imprendibile, non c'è niente da fare per Napoleone, ma per chiunque a quell'epoca è imprendibile, se non venisse attaccata dal mare, ma dal mare è forte di per sé, e se si appoggia all'Inghilterra è assolutamente al sicuro, come la Sardegna e la Sicilia, che diventano due isole imprendibili per i francesi in tutto questo periodo. Quindi aveva delle formidabili opzioni, anche perché aveva l'Istria e la Dalmazia, che rappresentava un retroterra naturale, una sorta di seconda linea a cui appoggiarsi. Avrebbe dovuto scegliere in tempo, poteva anche scegliere di allearsi alla Francia rivoluzionaria in quel momento e napoleonica. E col senno di poi forse non sarebbe stata l'idea più geniale, però in quel momento poteva avere un senso. Quello che io sostengo in questo libro è che bisogna scegliere, non ci si può assolutamente sperare di barcamenare, e questo è un antico vizio italico che noi ci portiamo dietro e che abbiamo trasformato in una sorta di virtù politica che crediamo sempre di poter spendere. Qualche volta un po' di abilità ci vuole, però bisogna sapersi schierare, e dopo anche bisogna saper mantenere fede alla propria parola, e questo è importante, questo ha il suo peso, politico, economico, ha il peso della nazione. Il peso della nazione è l'affidabilità della nazione, la serietà dello Stato. E noi siamo considerati bravi, geniali, simpatici, per niente pericolosi, e anche questo non è tanto bene a volte, però sostanzialmente inaffidabili. E questo è un problema. Questo è un problema per i singoli, è un problema per le aziende, per le collettività, è un problema politico che noi ci trasciniamo esattamente da allora.
e siamo inaffidabili perché non riusciamo a intravedere la necessità di essere da qualche parte nel momento in cui conta. Federico, posso chiederti una cosa? Beh, certo. Gli eredi della Serenissima come si sono comportati per l'episodio del 1866? Gli eredi, dici il patriziato? Ma il patriziato che ha cercato di galleggiare, io uso questa espressione, ha cercato di mantenersi, di galleggiare, no? In mezzo a questa temperie, in realtà finisce spazzato via. Sono i primi a pagare un prezzo spaventoso, anche perché, e questo è stato il loro errore fondamentale, non capire che loro esistevano perché esisteva la Repubblica. Cioè loro erano quelli che avevano più interesse di tutti a che la Repubblica continuasse a vivere. E infatti la colpa che io imputo gravissima al patriziato di governo è quella di non di aver consegnato così lo Stato, cioè tutti, e aver condannato tutti quelli che abitavano nei territori della Repubblica a una miseria spaventosa, perché adesso è di moda rivalutare l'Ottocento, no? Non vedo cosa ci sia da rivalutare nell'Ottocento da queste parti. Si sono un po' salvicchiati quelli tra l'Adda e il Mincio, cioè Brescia e Bergamo, perché si sono agganciati a Milano e alla Lombardia, che essendo il fulcro del potere austriaco nella penisola hanno beneficiato, diciamo, di questo. Ma al di qua del Mincio, ma anche in Istria e in Dalmazia, è stata una catastrofe. Qua anche lo scrivo, ci sono ondate migratorie che si esauriscono soltanto negli anni 50 del Novecento, 150 anni di miseria nera. Ci sono veneti, se San Paolo del Brasile è la più grande città veneta del mondo, seguita da Toronto, insomma la ragione è in quel tracollo, perché perdere la sovranità, perdere se stessi, significa votarsi, tra l'altro, facciamo sempre grandi discorsi geopolitici, ma nella vita quotidiana ha una miseria nera. Il Lodovico Manin si lamenta nelle sue memorie che si rinchiude a Canareggio, non può neanche uscire di casa perché la gente gli sputa dietro, ma gli sputa dietro non in nome di chissà quale, perché sono ridotti alla miseria, perché la città ha un tracollo totale, perché non era solo la capitale, era qualcosa di più, e beneficiava enormemente del fatto di avere uno Stato, e lo Stato stesso beneficiava del fatto di essere l'erede di una grande tradizione. E questo è importante anche da capire. E il votarsi a sparire è foriero delle peggiori catastrofi, di una miseria che dilaga oltre ogni limite. Tutta la povertà dell'Ottocento veneto, che possiamo trovare raccontata, ricompare perfino la malaria, cioè cose che neppure gli antichi veneti avevano, la malaria nella gronda lagunare nord, ricompare. Bene, è dovuta a questa catastrofe, al fatto che questo patriziato consegna se stesso, i propri territori, le città, le campagne, ha un potere esterno, il quale tra le moltissime cose ha anche un odio ancestrale verso questi territori. Ma anche se non l'avesse avuto per mero interesse di sfruttamento, ne avrebbe fatto scempio, come ne ha fatto scempio, perché la Venezia austriaca, basta leggere il libro del Livio de Zorzi, è una vicenda drammatica. Cerchiamo di ricordarci che il 1866 arriva nel 1866, preceduto quindi da 66 anni prima. E i 66 anni prima sono una catastrofe, non per niente nel 48-49 insorgono in quella maniera e combattono con quell'accanimento, perché sono ancora in grado di misurare cosa erano e cosa sono diventati. I nobili soprattutto i nobili, che erano filo austriaci, qualcuno, se facciamo un discorso generale, ovviamente ci sono sempre i casi personali. Comunque Francesco Pesaro, che è il capo del partito austriacante,
che festeggia in quello che oggi è Palazzo Fortuny e che era Palazzo Pesaro degli Orfei, con un gran banchetto all'arrivo degli austriaci, è costretto a vendersi Capesaro. Lui se la vende Capesaro, perché non ci sta più dietro. I Pisani, che hanno Palazzo Pisani e hanno la villa Pisani di Stra, nel giro di 2 anni sono ridotti alla miseria più nera, si vendono tutto. Anche da oggi. Caspita, quindi possiamo fare esempi infiniti in materia. La nobiltà paga esattamente come il resto della popolazione, tranne qualcuno che riesce sempre a sgusciar fuori, a salvarsi, ma per carità, ma perdono qualunque potere politico e perdono la ricchezza. Nel giro di un paio di generazioni sono sterminati come categoria, come classe sociale. Dopodiché è chiaro che c'è sempre qualcuno che insomma in qualche modo sopravvive, però insomma, è una sopravvivenza che nulla ha a che vedere con quello che erano stati. Però noi altri negli anni 60, invece decadenza, insomma, erano anni d'oro, quando eravamo solo 6 nella comunità europea, ci sembrava che avremmo conquistato, io che sono una generazione, capisci? Mi sembrava che avremmo conquistato il mondo, ci sentivamo, mi ricordo quando sono andata negli Stati Uniti, insomma gli italiani erano considerati, e anche finanziariamente, cioè erano stati anni buoni. Cioè il boom c'è stato, è indiscutibile, e comunque noi siamo qui in una città che può misurare visivamente attraverso magari una raccolta di fotografie l'enorme cambiamento in meglio, nonostante i difetti, insomma, e qualche errore, però è evidente il miglioramento delle condizioni socio-economiche, è palese, però stiamo consumando quello che è stato accumulato. I francesi però hanno avuto il calo di nascite negli anni 30, ma dopo la guerra avevano capito, le famiglie francesi, ma io conosco qualcuno, hanno più bambini come gli americani. È una politica demografica diversa. C'è anche il signore? Sì, io gli chiedevo una cosa, se questa neutralità sia stata una scelta politica o sia stata una scelta, diciamo, subita, in che senso? Vengo a lei. Lei parlava prima di rendita finanziaria, che un po' ha affievolito diciamo tutta la tensione in Venezia. Allora, noi abbiamo visto che la storia è sempre maestra di vita, no? Non ci sono i corsi ricorsi, non ci sono corsi ricorsi, ma è maestra di vita. Noi abbiamo visto che l'impero romano, no? Dopo la famiglia Claudio Giulio è resistito altri 300 anni perché? Perché c'erano dei generali che erano detti, diciamo, illirici o altro, eccetera, eccetera, ma che si identificavano, si sentivano romani, e quindi loro per 300 anni. Venuto meno anche loro, venuto meno l'esercito, che era l'elemento fondamentale, tutto è crollato. Lo stesso dicasi di Bisanzio, voglio dire. Venuto meno l'esercito, anche l'impero ottomano a un certo punto si è proprio sgranato. Ma allora Venezia aveva un suo esercito, voglio dire, che si sentiva identitario, diciamo, o una classe dirigente, no? Lei ha parlato prima dei patrizi, no? Perché poi abbiamo visto che nel 48 viene fuori, diciamo, questo atto di eroismo, cioè nel senso di difendere la propria identità, la propria patria, e quindi fino alla morte, diciamo, quelle bellissime pagine che tutti quanti abbiamo letto e studiato. Ecco, cioè, quindi non c'è un esercito, la flotta, cioè, voglio dire, si sono lasciati così, in questo modo, hanno aperto le porte, cioè, perché è evidente che arrivava qualcuno che poi gli avrebbe messo il tallone sulla testa, era chiaro, perché Napoleone è un caratterino, ma anche l'Austria non è che scherzasse, voglio dire, no? Allora, che l'accaduto della Repubblica sollevi ancora molti interrogativi, per le modalità in cui è avvenuta siamo ancora che ci scriviamo sopra, e quindi indubbiamente lascia molto perplessità. L'elemento identitario esisteva, era la flotta. Nel 1775 Angelo Emo, a cui io ho dedicato una biografia, non per niente suggerirà dire bisogna risbattere i patrizi, che per legge sarebbero stati obbligati a un servizio biennale sulle navi,
e bisogna, che però avevano trovato il sistema dei sostituti eccetera, bisogna farli tornare tutti a bordo perché la vita a bordo delle navi è selettiva rispetto agli individui, ci serve a formarli, ci serve a selezionare, quindi esattamente il discorso che lei faceva. Era la flotta e la vita di mare quello che aveva forgiato le caratteristiche dell'uomo veneziano. Il 600 con la guerra di Candia e la guerra di Moreni sono l'esempio perfetto, cioè Venezia resiste a fare una guerra contro gli ottomani lunga 25 anni perché ha questo elemento formidabile che è questa flotta pressoché invincibile, perché quello che colpisce è la sua capacità di vincere sempre con gli ottomani che scappano ai quattro angoli dell'Egeo e non sanno più dove nascondersi per evitare sostanzialmente lo scontro, che ha una autoconsiderazione, un'autostima, un'autocoscienza a questa flotta che è incredibile e che nasce dalla presenza a bordo tanto del Patrizio come del Popolo. Quindi è esattamente questo. Nel momento in cui però questo elemento all'inizio del Settecento viene meno, indubbiamente non è una scelta la neutralità, comunque è proprio una scelta lungamente dibattuta, anche molto ostacolata da parte di un fronte patrizio che si rende conto della pericolosità. Comunque ci sono molte pagine dedicate a questo perché è un dibattito che è ancora aperto, e sulle modalità, ecco, il come si finisce, indubbiamente come è finita, visto quello che è stata poi nel suo passato, visto gli esempi straordinari, sono degli eventi, l'assedio di Candia, le battaglie dei Dardanelli che sono della metà del 600, che sono qualcosa di addirittura inconcepibile. Battaglia di Lepanto, l'epoca è ancora prima, ma cioè io mi porto un po' più su, ho la battaglia di Corfù nel 1716, si resta allibiti e basiti a pensare come sono finiti, e questo tempo è stato sufficiente. È interessantissimo questo passaggio che lei dice del 1775, quando c'è questa persona, Angela, che si rende conto, diciamo, perché se lei invece prende la marina inglese, che tutt'oggi la marina inglese è una marina formidabile, lei vede che i vari nobili inglesi, prima di tutti sono appunto i principi, sono obbligati a fare praticamente, a stare lì in marina, eccetera. Gli hanno fatto fare la guerra in Iraq, tra l'altro, il principe. Su un elicottero, giustamente, perché è così. Bene. Posso fare una domanda? Morto Napoleone, sono stati bonapartisti. Caduta la Serenissima, sono rimasti serenissimi o no? Onestamente no. Quello che anche un po' sorprende è che per lungo tempo sostanzialmente non ci sia stato un fenomeno nostalgico, chiamiamolo così, o comunque identitario. Questo probabilmente perché è stata percepita come città-stato. Si è creata una frattura rispetto alla terraferma. Per dire, quello che sta accadendo in questi anni con la riappropriazione del gonfalone marciano da parte della terraferma è un fenomeno completamente nuovo, anche perché quando noi parliamo del 48-49 o prima dei fratelli Bandiera, di tutta una serie, questi qua erano italiani, si sentivano italiani e volevano l'unità d'Italia. Anche a Venezia non hanno nessun problema a firmare l'annessione al Regno di Sardegna quando gli viene imposta Obertorto Collo, e credevano che l'Italia sarebbe stata la risposta ai loro problemi. Non si sono mai mossi in una ottica di restaurazione della Serenissima. E questo è indiscutibile, sono in un certo senso la Repubblica è morta senza lasciare eredi, e neppure nel patriziato, perché lo stesso patriziato, non, a parte sempre i casi singoli ovviamente, perché dopo ci sarà stato anche qualcuno, però in linea di massima non è caratterizzato da nostalgia o da altro. Muore senza eredi, è come la Repubblica di Genova, muoiono senza eredi, senza lasciare lei. Una domanda semplice, sono incuriosita dall'immagine del leone
di San Marco. Questo, questo leone qui che non ha una posizione tanto neutrale. No, cioè, questa è ovviamente che... è la bandiera del primo reggimento di fanteria Veneto Reale. Quindi è la bandiera di un reggimento del Settecento. Sì, perché la posizione del leone è anomala, ma va bene, però questo perché allora sulla iconografia del leone potremo per qui fino a domani, esiste in tutte le varianti possibili, con libro chiuso, libro aperto, spada, croci, in tutte le posizioni e posture. Il leone di Candia è addirittura un leone rampante con la spada. Non esisteva un'iconografia ufficiale, cioè cosa dice, come non esistevano i colori. Il rosso era il fondo rosso del gonfalone era quello della marina. La marina da guerra aveva si trova questo leone qua è sul fondo bianco nell'originale, poi l'abbiamo messo su questo fondo antracite perché risaltava di più. L'azzurro è uno dei colori più ricorrenti. Ma non esisteva una bandiera di Stato propriamente, quella su fondo rosso era quella bandiera, il colore della marina, perché in mare si vedeva bene. D'altronde l'adozione del leone anche è curiosa, in realtà la prima bandiera veneziana ha una croce con quattro palle, ricordava molto quella pisana. Infatti il mare si confondeva, decidono nel 300 di adottare il leone al posto di questa croce perché non riuscivano insomma, a distinguersi dai pisani e questo poteva creare dei problemi. La storia delle insegne, i genovesi avevano un drago per dire, il famoso drago di Genova. Bene, io vi ringrazio, se non c'è altro vi saluto, vi auguro buona serata. Il libro è qui. Credo che la Feltrinelli vi faccia anche un ricco sconto con l'occasione, mi pare sia del 15%, e quindi